Posso farti una domanda? Sì. Prima di minacciarti perché avevi visto che il sorvegliante glielo stava succhiando... No, Frina, era tutto il contrario. Come? Vito faceva un pompino al sorvegliante. Stufigli e bocchini! Cioè lo prende, non lo dà. Non saprà che ve l'ho detto. Vito Spadaforo non ti torcerà un capello, credi al zio. Che gli ferite? Ma niente di grave. Gli regaleremo una terapia. Senti, perché non vai qui di fronte e ti prendi un bel panino, Quello che preferisci. È pure da bere. Dopo, quando avremo finito, qualcuno ti porterà a casa. Ciao. Lo voglio ammazzare quel frocio con le mie mani. Sarebbe un onore, giuro. Glielo taglio e glielo ficco in bocca, con tutte le palle. Non ci sono dubbi ora. Ehi, che andavo fiero di lui. È come se mi avessi pugnalato al cuore. Non lo possiamo più tenere nel circolo sociale, dopo quello che abbiamo saputo. Ma quale circolo sociale? Deve sparire. Sentite, io vorrei pensarci. Io non lo so. Ma come te ne esci? Mo ci devi anche pensare. Siediti. Ma fanculo, te lo ripeto. Che cazzo sei da starci tanto a pensare? E dei suoi figli te ne occuperai tu, Quando sarà morto. È giusto, però. Loro non ne hanno colpa. Povere creature. Adesso siediti. Scusa se ho alzato la voce, Tony. È che io non ce la faccio a mandare giù questa storia. Vito Finocchio. Un grande magnate dell'edilizia come lui. Oh, Tony, quando parlava sempre di ungere il sindacato con la vasellina, chi lo sapeva che diceva sul serio? Deve restare tutto fra queste quattro mura. È chiaro?